Bentornati Sparapallini, io sono Rico e quest'oggi sono qui per realizzare con voi il Custom 2.0 dell'SSG10 di Novrich. Come avete ben potuto vedere dal video unboxing pubblicato circa 2 settimane fa, Novrich ha deciso di mandarmi un sacco di materiale proprio per fare un upgrade a questo modello. Quindi io ho colto la palla al balzo e ho deciso di portarvi subito il video custom. Ora facciamo un po' di spazio. Cominciamo a vedere quelli che saranno i nuovi componenti. Il componente senza dubbio più importante è lo stock A2 realizzato dalla Maple Leaf per Novrich, una scocca davvero interessante realizzata in maniera impeccabile. Passiamo poi al secondo componente, questa è la canna esterna modello short, quindi diciamo che siamo circa 15 cm in meno rispetto all'originale, che possono sembrare pochi ma vi posso garantire che fanno in realtà la differenza. Abbiamo poi anche chiaramente la canna interna, questa è sempre una Maple Leaf da 303 mm di lunghezza, però non so dirvi il diametro perché non sta scritto da nessuna parte, cosa un po' strana. Abbiamo poi una leva d'armamento maggiorata, quindi un po' più spessa rispetto a quella originale, che già comunque mi piace abbastanza, ed è realizzata al CNC. Abbiamo poi questo curioso accessorio della Maple Leaf, che non è altro che un portacaricatore aggiuntivo da agganciare alla scocca e credo si monti solamente sulla versione A2. Abbiamo poi il silenziatore, oggetto che a parer mio non può mancare. Col fatto che abbiamo la canna più corta sarà sicuramente molto più comodo girare con un fucile diciamo un po' più compatto, perché altrimenti montare questo su una canna così lunga poi insomma è molto canna da pesca. Ci servirà anche questo adattatore se vogliamo andare a montare il silenziatore sulle canne dei fucili di precisione, che appunto non hanno il filetto sporgente come possono essere i fucili d'assalto. Infine, ma non meno importanti, anzi credo che questo sia il componente che può fare effettivamente la differenza su un fucile da sniper, abbiamo i pin air brake, ovvero quel tipo di pernetto che si va a inserire nella testa del pistone. Questo permetterà all'aria di essere spezzata e non creare quella botta secca che invece viene ottenuta quando il pistone va a premere direttamente sulla testa cilindro. E nel caso doveste avere dei problemi, abbiamo questi adjuster rings, che sono praticamente degli anelli che vanno a porsi tra il guidamolla e la molla. In questo caso vanno ad aumentare un po' la potenza del fucile. Montateli solo se avete un fucile che spara tipo a 0.8, 0.9, per vedere di guadagnare qualcosina senza intervenire sulla molla stessa. Ed ora non ci resta che rimboccarci le maniche e partire con l'assemblaggio di questo custom. Come prima cosa ci muniamo di una brugola da 2,5 e andiamo a rimuovere queste due viti. Con un cacciavite andiamo poi a rimuovere questa vite qua dietro. Fatto questo andiamo a rimuovere la scocca separando i due componenti. La scocca non ci serve più. Ora dovremo rimuovere queste due viti che sono quelle che fissano il gruppo scatto al cilindro. Ora il cilindro sarà libero di uscire fuori. Fatto questo andiamo a rimuovere questa piccola vite che si trova qui sotto. Ed ora non ci resta che svitare. Questo che è venuto fuori non è altro che una sorta di o-ring rigido che tiene ben saldi insieme questi due componenti. Ora, da questa canna non dobbiamo fare altro che recuperare il gruppo PAP e i due anelli interni che tengono fissata in posizione la canna interna. Come prima cosa rimuoviamo questa vite e quella che si trova nascosta sotto questo buco. Ora rimuoviamo anche la linguetta di regolazione. Svitiamo ora il tappo della canna, avendo cura di tenere fermo lo PAP, altrimenti non accade assolutamente nulla. E poi facciamo cadere tutto verso il retro. Canna e PAP sono venuti fuori, l'unico problema è che mi è rimasto incastrato il blocco canna, quello che appunto la tiene in posizione. In questo caso un semplicissimo bastone per scopa potrà esservi molto d'aiuto. Non so se questa era la maniera giusta, ma senza questo bastone io non so come avrei fatto. Di questa non ce ne facciamo più nulla. Ora quello che dobbiamo fare è intervenire direttamente sul gruppo PAP per separarlo in due parti e liberare così la canna. Di questo terremo il gruppo PAP, chiaramente, e anche il gommino. Fate molta attenzione a questo. Ora, senza smontare questa parte, sfiliamo la canna. Bisogna poi allentare leggermente questo anello e sfilare il gommino. E anche questa non ci serve più. Partiamo dalla cosa più semplice, ovvero cambiare la leva d'armamento. Prendiamo una brugola da 3 e svitiamo questa vite.
Fate attenzione a questo pirolino. La cosa bella è che a vedersi così questa sembra più pesante. In realtà è questa la più pesante, essendo che è un comune metallo presso fuso. Invece questo ricordo essere alluminio tagliato al CNC. Inseriamo con questa linguetta verso l'alto e applichiamo il tappo. Ed ora la parte più complessa. Inseriamo la canna all'interno del gruppo PAP. Ora inseriamo lo PAP facendo combaciare quella scanalatura che troviamo qui con quella qua sulla canna. E inseriamo l'anello e lo stringiamo un pochino. Ora prendiamo questa metà del gruppo PAP e inseriamo la canna, facendo combaciare la sporgenza del gommino con questa scanalatura sullo PAP. Andiamo ad inserire questo pezzettino qua dentro. Posizioniamo poi il pressore facendo così. E infine chiudiamo tutto. Controllate che tutto funzioni bene. Ed ora inseriamo tutto nella canna esterna. Come prima cosa attingo al kit che mi ha mandato di lubrificanti. Prendo il boccettino di olio al silicone e vado a mettere qualche goccia qua sullo stabilizzatore della canna, così almeno scorre un po' meglio. Con il nostro super bastone Vileda lo andiamo a spingere circa a metà tra l'inizio della canna e l'inizio dello pap. Vediamo. Qui può andare. Non prendete alla lettera tutte le cose che sto facendo perché io non sono un meccanico e faccio solo con il buon senso. Andiamo ora ad inserire la canna, applichiamo la linguetta di regolazione e posizioniamo il blocchetto di fissaggio. Ora chiudiamo la canna con il tappo. Qui sarebbe meglio stendere un po' di grasso sulla filettatura, però siccome al momento non ce l'ho, aggiungo qualche goccia di olio siliconico, che male non fa. Avvitiamo con il receiver. Una volta allineata correttamente la canna, andiamo poi a fissare questa piccola vite. Per montare il pin airbrake ci muniamo di due piccole brugole che serviranno per svitare la testa cilindro. Le inseriamo rispettivamente nei due lati e poi ci aiutiamo svitando. A parte che questo cilindro è talmente buono, è tutto in acciaio che ha un filetto perfetto, quindi scorre come burro. Qui ci sono varie lunghezze, ora io non entro troppo nel tecnico perché non lo so manco io. Da quello che posso intuire, più è lungo più riesce a silenziare. Nel dubbio noi prendiamo quello leggermente più corto. Ragazzi, se volete seguire una guida precisa di qualcuno che ne sa, andate da chi ne sa veramente. Prendete il pin e lo inserite. Semplicissimo. Fatto questo, diamo una bella pulita al receiver. Mettiamo proprio 2-3 gocce di numero lungo il cilindro. E ora andiamo a inserire il gruppo scatto. Facciamo un test. Finish! Ora prendiamo la scocca e qui troviamo il ponte del grilletto e le viti di fissaggio. Cominciamo inserendo il ponte del grilletto, che basta far scorrere qua sotto e poi così. Ora facciamo combaciare il tutto, qui mettiamo la vite lunga, qui quella leggermente più corta e infine quella corta qua. Mettiamo anche questo coso, quindi risvitiamo la vite. Figo! Ora manca solo il silenziatore, alla quale applichiamo già l'adattatore. Mamma mia, che spettacolo ragazzi! Thank you.
Ed ecco che questo test ci ha mostrato le prestazioni di questo SSG10 A2. In realtà non è che siano poi tanto differenti da quelle che avete già visto nella recensione di quello standard, anche perché alla fine la meccanica è sempre quella, ho semplicemente accorciato la canna. Sono molto soddisfatto della precisione, infatti riuscire a colpire dei tappi a 20 metri non è proprio una cosa semplice. Quello che invece mi ha un po' deluso è il sistema Air Brake, in quanto non svolge il suo compito di silenziare il gruppo aria. Ci sarà qualcosa che non va, magari lo farò presente a Novrich. Come avete sentito cambia leggermente il suono, però l'intensità di decibel è praticamente identica. Vi lascio qua questo grafico che ho screenshottato dal progetto di Premiere, giusto per farvi capire. C'è un sistema però che potreste utilizzare per silenziare di più il vostro fucile da sniper, ovvero andare ad applicare un feltrino bucato o un o-ring, una guarnizione, comunque che possa fare da cuscinetto in modo tale che quando arriva il pistone in battuta non vada a colpire direttamente sulla testa in alluminio. Ecco che questo sistema può effettivamente migliorare la cosa. Ringrazio chiaramente Markstorm che mi ha dato questo consiglio. Sono molto soddisfatto di questo custom, sia dal punto di vista di prestazioni che della sua estetica, anche se devo ammettere che questa scocca è particolarmente pesante. Infatti tutto questo kit che vedete pesa intorno ai 4 kg. Possono sembrare pochi, ma fidatevi che dopo un po' che lo portate in giro, si fa sentire. La cosa bella è che quando sparate il colpo, il fucile è molto stabile, ha proprio tutto un altro feedback, nonostante comunque appunto si tratti sempre della stessa meccanica. Poi non ve l'ho fatto vedere, ma queste guancette che troviamo qua davanti si possono rimuovere. Se per caso non vi piacciono o volete mettere degli accessori, basterà sfilarle in questo modo. E qui sotto viene rivelata praticamente una slitta M-Lock che ci permette di montare degli accessori. C'è anche un bipiede sdoppiato in due parti, quindi mettete una gambetta di qua e una di là, lo trovate sempre sul sito di Novrich. Detto questo, il video è finito. Vi ricordo che se volete potete anche, così giusto per sport, seguirmi anche su Instagram, ogni tanto pubblico qualcosa, insomma sappiate che ci sono anche lì. Attivate la solita benedetta campanella se volete rimanere aggiornati sui nuovi video che pubblico, se non ve ne frega niente capisco. E detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!